Due sbelle all'andata che raddoppiano la rabbiatura dei Rimini al ritorno, che travolge per 4-0 gli avversari che avevano sancito la prima delusione in campionato. Il Faenza non è l'avversario che morde e punge, visto un girone fa, e si comprende già dopo 60 secondi di gioco con Righini, libero di incunearsi in area avversaria e di piegare le mani all'uscia con un sinistro maledetto. Il gol è solo un benvenuto all'avversario e all'estremo ospite che passerà un pomeriggio davvero infernale. Il Faenza è assente dal gioco e questo scaturisce l'ira dei biancorossi di casa che al 12° vedono respingere il tiro di Valeriani dal muro avversario, mentre il raddoppio arriva puntualmente al minuto 15. Signorini ruba palla, si invola verso l'area ma tira debolmente, la sfera termina sui piedi di Valori che dopo rimpallo con il difensore avversario trova il pertugio giusto che batte per la seconda volta l'USA. Il portiere sembrerebbe alzare già da subito bandiera bianca, ma non aveva fatto i conti con il ragazzo del Pony Express, un certo Allotti, bravo ad approfittare di un'uscita di Lucci su Bonaventura e a scavalcarlo con un pallonetto di testa, che non lascia scampo al Faenza, che nonostante riporti alla memoria le avvidi carriere di un certo Sergio Floccari, non scaturisce pietà nel terminale offensivo adriatico. Dall'altra parte Nigrini prova a reagire portando il Faenza pericolosamente dalle parti di Scotti che si salva col piede prima dell'arrivo di Missiroli. Ma è solo una parentesi, Allotta lancia Guglielmo in velocità devastante come non mai, ma il suo tiro è deviato in corner da un difensore. Preludio al gol che arriva 60 secondi più tardi, Righini dal corner, pennella per Brighi che fa da sponda per la corrente Giua che festeggia così il primo gol in carriera con questi colori. C'è gioia dunque anche per lui. Il Faenza si fa vedere con l'incornata di Jolle Melandi che centra in pieno la traversa per poi tornare in campo. Ancora Fantini avanti, punizione dal limite di Mordini, schema per Fontana che calcia dal limite e trova la ribattuta di Scotti con i pugni. In chiusura di tempo, Bonaventura chiama la presa il portiere Lusa. Non cambiano le carte nella ripresa, partita già chiusa e già i titoli di coda, quantomeno il Faenza ci mette l'orgoglio con un tiro di Errani che sfiora la traversa. Riprende il monologo biancorosso, Valeriani fa partire un destro da poco fuori area, ma la mira non è quella giusta. Guglielmo fa tutto da solo sulla fascia sinistra, salta due avversari e dal limite prova anche il tiro, ma non dà potenza e Lusa può bloccare a terra il suo diagonale. Attorno alla mezz'ora è la volta di Bonaventura che raccoglie l'assist di Guglielmo, ma spara alle stelle, mentre al 90° c'è tempo anche per la testa di Fabri che, servito dall'ottimo Guglielmo, di testa sfiora l'incrocio dei pali. Il Faenza vince l'andata, lascia il ritorno, mentre il Rimini raddoppia e si prende anche il trisce e il poker. Non c'è due senza quattro, riportava il titolo del film dove erano protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, solo che oggi tali protagonisti sono stati in tutto e per tutti i giocatori biancorossi che meritano il nostro applauso.